Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Finalmente abbiamo dei nuovi aggiornamenti che riguardano l'uscita dell'anime di Bleach ad ottobre. Già qualche giorno fa infatti ero stato informato del grande evento dell'anime Expo che si terrà dal 1 al 4 luglio. Chiaramente sarà come sempre una grande vetrina per quanto riguarda le nuove informazioni sia che riguardano i manga che le serie anime ovviamente in uscita. E proprio per questo motivo anche Bleach avrà un ruolo cardine all'interno di questo evento. Infatti già come era successo a dicembre passato con l'uscita del teaser e le nuove informazioni legate al nuovo anime, ci sarà uno stand dedicato a Bleach il 2 luglio all'ora delle 18:30 se non sbaglio, in cui saranno rivelate nuove informazioni. Bene, queste nuove informazioni come sempre a noi fan ce le lasciano con il contagocce. Infatti il messaggio promozionale è stato questo: preparatevi alla nuova saga di Bleach con una grande festa a tema Bleach. Faremo annunci, trasmetteremo messaggi speciali dal Giappone, sveleremo nuovi contenuti esclusivi e molto altro ancora. Bene, credo sia quasi ovvio pensare che uscirà finalmente il trailer principale. E spero che in questo trailer principale non solo ci vengano mostrate le animazioni vere e proprie che andranno a caratterizzare poi la serie animata, ma soprattutto la fottuta data d'uscita specifica. Spero che non sia il 31 di ottobre, ma che perlomeno la messa in onda cominci intorno alle prime settimane. Poi se non sbaglio dovrà essere trasmessa a mezzanotte la domenica sera, ma su questo non sono proprio sicuro. In ogni caso, oltre al trailer e la data di uscita, probabilmente avremo nuove informazioni, confermeranno la novel che già avevano in un certo senso ammesso di voler continuare dopo, ci saranno ulteriori specifiche da parte di Dede Kubo in merito a questo? Beh, io spero di sì. Come ho detto prima, purtroppo col contagocce, ragazzi, dal 2020 ad oggi ce lo stanno spalmando veramente con ansia fino all'ultimo questa epopea verso la nuova serie animata. E in un certo senso l'hype, ragazzi, cresce. L'hype sta crescendo, credo che il 2 luglio, quando ci sarà questo panel di Bleach, spero facciano una diretta su YouTube. Se lì alle 18:30 devo fare la conversione in Italia, non so che ore saranno, ma ve lo lascerò nei commenti poi appena lo scopro. Credo veramente che nuove informazioni possano riguardare non soltanto la serie animata in sé, ma stanno girando dei rumors parecchio particolari, ragazzi. Addirittura ho sentito parlare di un videogioco per console, credo PlayStation 5. Bleach non ha un gioco fatto bene, diciamo, per console non so da quanti anni, forse da un decennio, con solo Resurrection se non sbaglio. Io non sono un appassionato di videogiochi, quindi non sono proprio ferrato sull'argomento, ma credo che questa sia comunque una grande notizia, perché si ritorna al discorso che avevamo affrontato l'altra volta, che Dede Kubo sta semplicemente aspettando. E buio fu. È chiaro, ragazzi, che i produttori stanno aspettando nel vedere il riscontro che l'anime avrà. Perché se veramente la nuova serie animata avrà un grande seguito, un grande successo, io mi aspetto davvero tanto. Prima cosa, il ritorno del manga con il capitolo speciale dell'inferno. Seconda cosa, il prolungamento dell'anime, magari con le novel, degli spin-off addirittura legati al franchise di Bleach in versione animata. Nuovi videogiochi, ragazzi. Veramente incrociamo le dita, perché magari ce lo confermano prima, ma credo che tutte queste idee che stanno girando all'interno della produzione di Bleach prenderanno alla fine piede con l'uscita dell'anime. Speriamo che quindi il ritorno di Bleach in versione animata con la sanguinosa guerra dei mille anni sarà un successo globale. I dati alla mano ci sono, spero che sia così. Già quando uscì il teaser entrò comunque nella tendenza in parecchi paesi occidentali, quindi non è soltanto un evento che sta suscitando hype in Giappone, ma veramente anche nel resto del mondo. E noi, community, il fandom italiano, saremo pronti a sostenere il ritorno di Bleach, finalmente. Bene, torneremo a parlare di questo il 2 luglio 2022, quindi con il nuovo panel di Bleach, e forse commenteremo insieme un nuovo e primissimo trailer di Bleach. Dai cazzo! Ragazzi, se il video vi è piaciuto, io vi terrò aggiornati sempre anche della minima informazione, proprio per questo motivo iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima e continueremo con la programmazione principale dei video. Un bacio, ragazzi!